abbiamo molto paura e siamo molto preoccupati come ogni volta che succede, perché se tu vedi alle mie spalle qui c'è la piana peschiera, è letteralmente invasa dall'acqua, ci sta quasi un metro d'acqua, e la nostra paura è che quest'acqua possa risalire e possa invadere questa strada via San Nicola. Già in parte è risalita e abbiamo quasi 40 centimetri. Adesso se continua a piovere noi ci ritroveremo di nuovo ad abbandonare le nostre case. Qua ci sono persone anziane, ci sono persone anche che sono allettate e non sono raggiungibili o hanno difficoltà ad essere raggiunti dai propri cari, perché proprio per questa motivazione qua, cioè è impossibile, ripeto, è impossibile continuare a vivere così. Chelsea di Forino in queste ore trema sotto i colpi della pioggia incessante che ha provocato l'allagamento dei noccioleti nella piana, creando problemi anche nel centro abitato lungo via San Nicola, dove in alcuni punti l'acqua ha raggiunto i 50 centimetri. Presso alcune abitazioni della piccola frazione vivono anziani e persone allettate, la paura di rimanere isolati è tanta. Pasquale Esposito da tempo lancia l'allarme e invita le istituzioni a intervenire con urgenza per risolvere l'emergenza infinita. Sono quasi più di 20 anni che ogni anno puntualmente, 2 o 3 volte all'anno, abbiamo questo disagio e lo denunciamo con forza, però sembra che non basta. Cioè, ormai siamo destinati a vivere così. Io non voglio pensare questo. L'anno scorso abbiamo fatto Natale nell'acqua, adesso abbiamo fatto l'Epifania. Sinceramente non so più come gridarlo. Abbiamo bisogno della soluzione di questo problema. Non so chi è che se ne può far carico, però io non voglio pensare che sia impossibile risolvere questa problematica. Io mi sono scocciato, sono mortificato, sono deluso, sono molto amareggiato. Cioè, è possibile che nel 2021 una popolazione, 15 famiglie devono vivere una situazione di questo degrado? Sono 20 anni di promesse, 20 anni di promesse, però non si arriva mai alla soluzione. Io spero che questo possa essere la volta buona, perché per quanto mi riguarda, io sono disposto a stavolta a consegnare le chiavi di casa. Sono disposto a consegnare le chiavi di casa, perché non voglio pensare di lasciare un'eredità di questo a mia figlia. Cioè, un disagio io l'ho vissuto per tanti anni, non voglio pensare che mia figlia debba vivere lo stesso disagio. È impensabile. Io vorrei rivolgermi a tutte le istituzioni territoriali, provinciali e regionali. Cioè, che bisogna effettivamente fare in fretta per risolvere questo problema, che io trovo vergognoso, e dico anche che secondo me dovrebbero provare anche loro, come politici, un senso di vergogna in riferimento a questa problematica.